Palazzo Cavalcanti, una struttura meravigliosa del XVIII secolo, stamattina cambia pelle al primo piano di questo meraviglioso edificio, si sta per inaugurare lo spazio cinema della città di Napoli, saranno presenti Rai Fiction, Fandango, i più grossi nomi della produzione cinematografica nazionale e internazionale. Seguite il servizio. Perfetto, stamattina allora non solo uno spazio importantissimo, nuovo, ma un vero e proprio strumento di lavoro per il futuro, ma soprattutto per ampliare l'interesse, l'appeal della città di Napoli. L'idea è proprio questa, cioè di agevolare, favorire, attrarre sempre più produzioni, consolidando questo grande e fantastico trend che registriamo da qualche anno. Negli ultimi anni a Napoli ci sono state oltre 400 produzioni audiovisive, film, sceneggiati di grande successo mondiale. Diciamo che Napoli è diventato uno dei set cinematografici più importanti del paese ed oltre, quindi tutto questo credo che richiama una nostra responsabilità, cioè darsi una strategia perché tutto questo duri nel tempo e che questo posto speciale che Napoli ha nella cinematografia in questi anni possa appunto durare. Questo vuol dire investire soprattutto sui giovani, quindi fare in modo che le produzioni anche importanti che si stanno facendo possano lasciare, come si dice tra virgolette, una ricaduta sul nostro territorio, formando le nuove figure, le nuove professionalità che sono necessarie nella... Sì, molto importante, importante perché funzionale a aggregare e facilitare le produzioni che vengono a girare qui in città, è importante perché dà il segnale dell'attenzione della città per questo lavoro, il lavoro di produzione cinematografica e televisiva, che è da un lato quindi la messa a disposizione della città per questa attività e un'opportunità per chi produce in Italia, dall'altro una grande opportunità per la città perché questo è un lavoro in crescita. È un lavoro che sta avendo successo non solo in Italia ma anche a livello internazionale, è un lavoro che sviluppa occupazione e sta sviluppando occupazione sul territorio, qualificata e ancora di più potrà farlo, soprattutto se associata a iniziative di formazione. Catley è un nome importantissimo nel panorama delle produzioni televisive, oggi lei non è qui casualmente, presumo? Beh, noi... pensiamo di aver un po' dato il via con attenzione speciale alla campagna, a cominciare da Benvenuti al Sud, oramai molti anni fa. Però poi abbiamo fatto molte cose qua, Benvenuti al Nord, Boss in Salotto, abbiamo fatto, credo, un film cult proprio su Napoli che è troppo napoletano. E poi ovviamente Gomorra, credo che l'attività che abbiamo svolto qua così a lungo nel tempo è stata anche una prova per tutti i colleghi che a Napoli si può lavorare molto bene. Napoli, uno scenario a cielo aperto, veramente uno stage sempre disponibile, oggi un'opportunità in più sia per la filmografia ma anche per la città. Sì, credo che queste siano iniziative assolutamente importanti per chi viene a lavorare qui, ma importante per chi vuole lavorare in questo mondo e vuole farlo qui, ed è importante che ci sia gente che questo lavoro lo fa rimanendo in città, che diventano per noi effettivamente dei set come Napoli. Poi avere delle strutture, avere degli ambienti, avere delle possibilità aiuta, e questo aiuto comunque è un aiuto che poi credo ritorni, restituisca. Grazie. Prego.